Al The Space Cinema di Montebello torna a Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 10 novembre, notte horror. 11 novembre, animazione e cortometraggi. 12 novembre, documentari e lungometraggi. Dal 10 al 12 novembre, Voghera Film Festival 2017, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Buongiorno a tutti, ci troviamo presso l'Associazione Culturale Vogherè per presentarvi un libro intitolato C'è un cadavere tra i fiori, edito da Primo l'Editore, che uscirà nei prossimi giorni e che è stato scritto da due professori dell'Istituto Gallini, ovvero Maurizio Merlo ed Attilia Vicini. Buonasera. Buonasera. Allora, raccontiamo un attimino come nasce l'idea di questo libro. Dunque, questo libro è una rivisitazione della mia tesi di laurea in una scuola di specializzazione all'Università di Torino sul parchi e giardino. Bisognava presentare una tesi e alla fine degli anni 90, quando ho concluso il mio periodo triennale, il corso triennale, ho preparato questa tesi. Adesso l'abbiamo ripresa e rielaborata e ripresentata appunto al pubblico. Manning, parlando con Miss Marple, dice: e anche i capricci della gente. La signora Yule, per esempio, a Niagara, faceva potare la sua siepe di tasso a forma di scoiattolo. Che sciocchezza! I pavoni sono una cosa, gli scoiattoli un'altra. Un passaggio interessante, perché appunto si è trasformata da tesi ad opera letteraria a libro a tutti gli effetti. Come è avvenuto questo passaggio? Ma l'idea è uscita un po' per caso, senz'altro è legata alla presenza, all'amicizia, all'incoraggiamento di Giorgio Macellari, amico di tutta la vita e editore del testo. Io forse ero un po' stufa di presentare i libri degli altri, ho detto per una volta proviamo a pubblicarne uno. Questo lavoro comunque ci aveva molto divertiti quando l'abbiamo fatto, la tesi era sua ma io ho collaborato per la parte letteraria e abbiamo fatto questo, diciamo, esperimento, ok? Quindi dobbiamo prima di tutto ringraziare Giorgio Macellari per la pubblicazione e l'incoraggiamento e Daniela Passuello che ci ha offerto in grande spirito d'amicizia questa bellissima copertina. Lei è un acquarellista botanico che ha avuto riconoscimenti molto importanti in Inghilterra e niente, in questo fa parte dello staff in questo senso. Eh sì, perché la copertina effettivamente merita molto. In Poirot e la Salma incontriamo Lord Henry Anquetil, che tenta invano di distogliere l'attenzione dell'imprevedibile moglie dalla potatura di un cespuglio di rose, ponendole una questione per lei del tutto marginale. Un delitto è preoccupante, Lucy. Lady Anquetil riflette un attimo. Tagliò alcuni rametti e il suo viso si rannuvolò. Oh caro, è questo il brutto delle potature, è così affascinante, non ci si può fermare e si taglia sempre più di quel che si vorrebbe. Cosa stavi dicendo? Che i delitti sono preoccupanti? Non ho mai capito perché. Ancora più interessante è il sottotitolo del libro, Il verde nel giallo, i giardini di Agatha Christie, questa unione tra verde e giallo. Chi me la vuole raccontare? Noi siamo interessati di tutti e due gli argomenti, quindi ovviamente di giardini, di parchi, ma anche di letteratura gialla. Quindi abbiamo fatto un lavoro a quattro mani e abbiamo letto praticamente quasi tutta l'opera di Agatha Christie. È stato anche un omaggio in un certo senso, anche un libro appunto che vuole evidenziare le parti più interessanti, che ovviamente noi l'abbiamo letti nell'ottica dell'uso del verde nell'ambito del giallo. Io voglio sapere, sono curiosissimo appunto, qual è l'uso del verde all'interno del giallo? Allora, ci sono tutte le funzioni possibili. Se noi ci chiediamo, poniamo le famose 5V come domanda del giornalismo anglosassone, why, where, when, eccetera, noi risponderemo a tutte utilizzando il giardino. Quindi what, un omicidio naturalmente, where, in giardino, when, ci sono dei gialli in cui proprio elementi legati al giardino forniscono la tempistica del delitto. E poi addirittura un why, cioè perché, ci sono ben due gialli in cui il giardino è il movente del delitto. Quindi il giardino svolge un sacco di funzioni, cioè può essere il luogo in cui il delitto avviene, il luogo in cui soprattutto Miss Marple, che è una curiosona ed è un'abile giardiniera, comunque osserva i suoi vicini di casa, il suo paese eccetera e scopre in questo modo delitti. Può essere, il giardino può fornire indizi, appunto, a volte una rosa fa scoprire un assassino, un'assassina per la precisione.
Specifichiamo. Ecco, esatto. Può fornire alibi. La signora Findeson invece ha abitato qui per molto tempo. Lei sì che era una persona come si deve. In questa casa è arrivata quando si è sposata. Ha allevato i suoi figli, li ha sposati, ha seppellito il marito, ha dato ospitalità ai nipoti per le vacanze e alla fine se n'è andata quando era vicino agli 80. Può fornire anche le piante. Infatti abbiamo c'è un capitolo che si chiama L'erbario del delitto, in cui alcune piante normalmente coltivate sono velenosissime. Anche quella che c'è in copertina, che è delicatissima ma velenosissima nell'ebero. E ci sono quattro casi, c'è la tassina, il tasso, l'albero della morte si chiama, che è comune in tutti i parchi, in tutti i giardini. Poi c'è, come si chiama, la digitale, poi c'è la cicuta macchiata, insomma ce ne sono piante che comunemente si trovano nei giardini o come piante selvatiche oppure proprio come piante ornamentali. Quindi abbiamo curato anche, c'è l'erbario del delitto con tutta la casistica legata ai gialli. La signora Bentley era quasi sempre in giardino. Il giardinaggio era la sua passione, la sua lettura preferita, il catalogo dei fiori e delle piante, e la sua conversazione trattava di primule, bulbi, arbusti da fiore e flora alpina. La prima cosa che Miss Marple vide di lei fu il mastodontico posteriore avvolto in un tweed sbiadito. A chi può piacere questo libro? Ma sia agli appassionati di gialli, naturalmente, soprattutto i cultori di Agatha Christie, che sono moltissimi, e sia agli appassionati di botanica o di progettazione di giardini, diciamo, o anche agli aspiranti omicidi, perché c'è tutto, cioè si può... Che sicuramente saranno all'ascolto in questo momento. E certo, lo facciamo per questo, no? In un giardino si possono trovare piante comunissime che debitamente utilizzate, mescolate per esempio alla marmellata d'arance o al miele, sulle tartine per la colazione o per il tè delle 5, possono essere veleni letali. Inoltre, se uno vuole occultare un cadavere, quindi c'è un capitolo proprio del giardino come luogo d'occultamento, in giardino c'è tutto, la carriola, gli stivali, in caso di una giornata di pioggia l'impermeabile, no? La vanga, la zappa, tutto quello che serve. Quanta esperienza! Hai visto? E sono 20 anni, eh? Esclusivamente teorico, ovviamente, certo. E quindi direi che seppellire, poi piantumare un bel bordo misto all'inglese piuttosto che un parterre, eccetera, può essere una soluzione assolutamente ideale che molti personaggi di Agatha Christie adottano e quindi possono essere scoperti solo da chi è contemporaneamente detective e giardiniere come Miss Marple. So che il libro verrà presentato nei prossimi giorni, vero? Sì, 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 ci sono già diversi incontri previsti, programmati, e per cercare appunto di pubblicizzarlo e di presentarlo a chi è interessato, ovviamente. Sì. Chi volesse seguire questi incontri può verificare sulla pagina Facebook. Sì, c'è una pagina proprio legata al titolo del libro, quindi c'è Un cadavere tra i fiori. Il primo incontro, comunque, a cui invitiamo tutti sarà in Biblioteca Civica, naturalmente trattandosi di omicidi, venerdì 17 novembre 2017 alle 17:30. Poi ci saranno altri incontri anche in locali, per esempio a Casteggio in sala da tè, oppure da vecchi, da cari amici che ci ospitano volentieri offrendo il tè e leggendo qualche pagina del libro insieme. Tè non avvelenato? Assolutamente no, certo che no, non comprometterei mai degli amici con una scelta del genere. No, però da vecchi appunto si possono trovare appunto i servizi da tè, le tovaglie, gli strofinacci botanici, ci sono tutti gli articoli da cucina che si possono collegare in qualche modo con questa atmosfera che è molto English, no? Tutto sommato. In Un delitto avrà luogo il macabro annuncio con tanto di indirizzo e ora esatta compare tra gli annunci personali della CP in Cleghorn Gazette in amena compagnia. Vi si potevano leggere offerte di compravendita, frenetici appelli per il personale domestico, innumerevoli inserzioni riguardanti cani, pollame e attrezzature da giardino. Insieme a tutto questo c'è l'annuncio di un delitto che poi accadrà davvero. Allora, noi ovviamente ci rivedremo agli incontri. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che C'è un cadavere tra i fiori sarà nelle librerie del centro di Voghera, ovviamente le librerie principali della città, a partire dalla seconda metà di novembre per Primula Editore. Allora io ringrazio Maurizio Merlo e Attilia Vicini per essere stati con noi, grazie mille.